Di nuovo insieme anche in questa giornata della novena dedicata al Santo di Pietrelcina, queste lunghe dirette che stanno caratterizzando le nostre giornate insieme, non poteva mancare anche in questa novena dedicata alla festa di San Pio da Pietrelcina 2020 il nostro caro Padre Marciano Morra. Ben trovato e pace e bene. Pace e bene. Allora, ti ho già confessato che io prendo spunto dai libri che tu hai scritto, quindi poi stanno chiamando alcuni telespettatori che vogliono sapere dove li possono prendere, dove li possono trovare e noi diamo informazioni. Quello che ci chiedono, noi glielo diciamo con molto piacere. Allora, caro Padre Marciano, oggi ci racconterai un episodio legato alla costruzione di Casa Sollievo della Sofferenza che vede come protagonista di questa storia un'anziana vedova e il suo obolo da dare a Padre Pio. Raccontaci che cosa è successo in quell'occasione. Bisogna partire a monte. Padre Pio vuol costruire la Casa Sollievo. Naturalmente, per costruire una casa o un palazzo o una grande clinica, ci vogliono parecchi soldi o ci vogliono le banche alle spalle. Padre Pio non ha nulla di tutto questo. Ha la simpatia del popolo e le necessità del popolo di San Giovanni, il quale popolo rimane così sconvolto che quando sente dire che bisogna costruire un ospedale, anziché battere le mani, cominciano a dire: ma questi hanno perso la testa, ragionano o no? E chiamano Padre Pio in capo e tutti i suoi collaboratori, li chiamano pazzi megalomani. È scritto, io ci tengo a farlo notare, qual è stata la reazione del popolo di San Giovanni e anche limitrofe, e anche l'invidia delle cliniche, degli ospedali. Se costruiscono un grande ospedale, noi dobbiamo chiudere, facciamo fallimento. Questa è un po' la dinamica dei fatti. E quindi qual è la faccenda dell'obolo? È di una vecchietta che sente che bisogna fare la raccolta dei soldi e anche lei fa la raccolta dei soldi. E quindi fa l'offerta a Padre Pio. Che cosa dà a Padre Pio? Una carta di 100 lire, di una volta, 100 lire. E dice: padre, io ho portato pure la mia offerta, però io sono povera. Questi soldi io l'ho raccolto perché non sono andata a comprare i fiammiferi per accendere il fuoco. Ogni mattina andava dalla vicina di casa e mi faceva dare un po' di carbone acceso e accendeva il fuoco. Con quei soldi dei fiammiferi, ecco qua, anch'io ho portato l'offerta. Padre Pio, a sentire questa scena, e tu sei più povera di me, tienetela. La vecchietta ci rimane male, perché sono pochi, non li accetti. Allora Padre Pio, con le lacrime agli occhi, prende quei soldi e dice: questi soldi io me li metto sul cuore e li porterò sempre con me. E Padre Pio ha portato sempre quei soldi nel taschino del cuore. Anzi, dobbiamo dire un'altra cosa, che quando poi nello sviluppo della fabbrica e dell'attività della Casa Sollievo c'era, e c'era veramente, qualche operaio che timbrava il cartellino e poi se ne andava al mercato a fare le sue spese o le sue faccende, Padre Pio chiamava, glielo riferivano, Padre Pio lo chiamava. Ci vedi? Questi sono i soldi di una vecchietta e tu timbri e vai girando. Se fai una seconda volta questo fatto, sei già dimesso. Ed era inesorabile e faceva bene, perché bisognava rispettare anche i soldi di una povera vecchia, antica.
Anche in questo episodio della vita di Padre Pio si evince davvero la sua magnanimità, la sua generosità, l'attenzione agli ultimi, ai più poveri, come in questo caso alla vedova che ha voluto lasciare quest'obolo per la costruzione dell'ospedale, dell'opera della provvidenza, così come la chiamava Padre Pio. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche quest'oggi, salutiamo tutti i nostri amici telespettatori che continueranno a seguire le dirette di Padre Pio TV. Salutiamo con il saluto francescano per eccellenza, che è quello di pace e bene.